guarda, non serve niente. Sinceramente oggi non le guardiamo, cioè le guardate, però non è partendo da lì che dobbiamo commentare la partita, insomma abbiamo fatto veramente male. E non faccio neanche, non parto neanche dai meriti di Cantù che sono innegabili, quelli li potete assolutamente aver visti e li confermo, però siamo stati proprio poca roba. E adesso a livello di pensiero, il primo è stato da martedì a cornate per vincere la prossima partita, perché è quella la cosa principale. Ritrovarsi in palestra per quello, e abbiamo fatto anche un buon lavoro, non siamo riusciti a metterlo in campo, quindi siccome la partita è la cosa anche più importante, dobbiamo lavorare molto forte per far diventare quel lavoro partita, e martedì il primo pensiero è quello, e il secondo è costruire il resto della stagione da questa partita, perché quando raggiungi un po' il meno bello di quello che hai fatto, come succede spesso, come è successo tante altre volte, o come ci hanno detto tante volte che sarebbe successo all'inizio, non è successo invece, un po' meno bene adesso, ci costruiamo immediatamente sopra con intensità e con proprio il pensiero unico di fare la miglior partita della stagione la prossima settimana, perché è così che bisogna ragionare, perché è così che dobbiamo ragionare, se no non capiamo bene anche i giusti equilibri da tenere dopo queste partite. Sicuramente abbiamo fatto male, abbiamo concesso tanto, dobbiamo un po' ribaltare adesso un po' i nostri pensieri e cercare di metterci giù a sporcarci le mani per lavorare molto forte. Domande? Mitchell, ha avuto un problema o l'hai visto fuori partita? Non sì, no, proprio in quest'ottica lavoriamo perché si facciano le cose che bisogna fare. Diciamo meno del solito. Senti, può essere un filino di, essendo partiti forse, anzi indubbiamente andando oltre le aspettative, tra virgolette, che sia nella testa di qualche giocatore sia subentrato a pensare siamo più forti di quello che siamo, un po' imborghesiti tra virgolette? Ti dico, per mentalità no, per lavoro no, per come ci parliamo no, per come ogni giorno ci sbattiamo no. È chiaro che poi ti senti dire tante cose e non lo so quello, però onestamente non lo vedi in palestra. È proprio no, e poi è proprio quello il fatto. Io credo sinceramente e lo dico perché ci credo, che poi gli obiettivi si costruiscono. Quindi se noi siamo partiti con un certo obiettivo che stiamo tenendo forte e duramente nella nostra testa, come è successo prima della fine del girone di andata, quando due o tre partite ci dividevano dalla storicità della Final Eight e ci abbiamo messo quello, ora si va avanti sempre con quell'obiettivo e con l'ambizione di costruirlo, però non è che arriva dal cielo così. Per cui è per quello che dico che dopo queste partite o questi momenti ci si può costruire soprattutto. Chiaramente si irrigidiscono, o si torna indietro sulle cose fatte e si va con quell'idea lì. Mi sembra assolutamente la cosa migliore e da fare, soprattutto dopo queste partite. Se no, oltre alla sconfitta c'è anche il danno. Com'è? La beffa? Non so, adesso una delle due, scegli tu quella che ci sta meglio. Non è. Oltre il danno c'è la beffa. Ci sono altre domande? Bene. Grazie mille.